l'abbazia con la sua presenza ricorda la presenza di Dio, ricorda che c'è un orizzonte anche ultraterreno che uno deve tenere presente, e questo mi pare che è una funzione che l'abbazia svolge ancora. Le società civili hanno bisogno di guardare alla fraternità che si vive nell'abbazia, che si vive all'interno della comunità monastica. Hanno bisogno, nel senso che altrimenti, diciamo, manca un po' un fondamento a questa società, un fondamento che nobiliti questa società, che ricordi i valori di questa società, senza che si ingeriscano direttamente nella gestione della società civile, però possono sempre essere un segnale, a meno che ricorda che tutto non si esaurisce nei traffici, nei commerci, nei divertimenti, ma che c'è qualche cosa, qualche valore da preservare. Un richiamo per le istituzioni? Un richiamo anche per le istituzioni, sì, ma il richiamo della presenza di Dio, quindi della relatività dell'uomo che non è padrone assoluto di se stesso. Oggi si parla di eutanasia, si parla di tutti questi problemi, qualcuno in modo un po' forte così l'ha paragonata in questi giorni a una forma di nazismo quasi, ma è certo, quando l'uomo si ritiene padrone di se stesso, che può fare tutto quello che vuole. La presenza di un monastero, ma come dico, la presenza del messaggio evangelico mi deve ricordare che non sono qui per caso e che sono qui a caso, ma ci sono perché c'è un disegno, c'è una volontà di Dio che ha creato e c'è poi anche questo stesso Dio che ci attende per lo scopo per cui ci ha creato. Siamo così soltanto per esercitare dei diritti civili, che so io, più o meno per un certo periodo. Abbiamo anche una dimensione che va al di là, dove la società civile non arriva più. Ci sono i valori laici che ugualmente sono i valori del Vangelo, senza farli derivare da Gesù Cristo. Certo, è una... diciamo così, una corrente che trova espressione anche in personaggi di tutto rispetto che pensano così, però senza riferimento al Vangelo, senza un riferimento a questi valori veri, autentici, e certo devono giustificarsi in se stesso, un po' la morale kantiana, che è più difficile, perché... l'uomo con le sue sole forze, sì, ci possono essere quelli che ci arrivano, ma ci sono quelli che non ci arrivano. Sotto mille aspetti l'intervento del Vangelo nella società civile può esercitare una grande funzione senza nulla togliere alla sua autonomia, alla sua indipendenza, ecco. Il cristianesimo potrebbe dettare le regole anche alla politica di una società? Dettare le regole a una politica direi di no, ma certamente il cristiano, l'uomo formato cristianamente, può intervenire, perché qui si tratta di una società che si autodetermina, ha dei suoi rappresentanti che vengono eletti dalla società, ecco, nella società, a prescindere da... Ecco. Ora, se... Non quindi come codice che si giustappone alle costituzioni, eccetera, ma come convinzione personale, apporto personale, certo che il cristiano può dare un apporto notevolissimo perché questa società non sbagli nell'indicare quali sono, non prenda strade cattive, non prenda strade sbagliate.